aperitivo senza parlare, senza salutare. Grande presidente! Un onore, presidente! Emozionatissima! Dire che ci tenga a stare questa cosa, non ci voglio candidare con voi. E poi anche lei! Ah, vai! Ti bastano per i prodotti caffè? No, no, la giusta. Grande presidente. Beppe Conte, presidente, siamo qui ad Aversa, la città normanna, pronti a questa nuova sfida casertana. E con te potremo scrivere un altro racconto per questa meravigliosa città. Il nostro candidato sindaco Mauro Baldascino, a cui cedo adesso la parola. Grazie, grazie a tutti, grazie soprattutto per l'attesa. Diciamo che l'unica giustificazione che abbiamo per questo ritardo è che il Presidente stava gustando i nostri prodotti, stava gustando la nostra mozzarella, la polacca e la ristoratrice stava in qualche modo costringendo a mangiare, quindi ecco l'unica giustificazione. Con gran piacere. Con gran piacere ovviamente. Detto questo sarò breve perché non voglio togliere tempo a voi nel sentire il Presidente. Allora, innanzitutto benvenuto ad Aversa, benvenuto a sostenere questo nostro progetto politico-amministrativo. Grazie alla sua presenza noi ci sentiamo più forti di poter immaginare una Aversa più giusta, più equa, più solidale. Nel nostro programma che abbiamo costruito con la forza di coalizione di progressista, al centro c'è il contrasto forte delle povertà, le povertà vecchie e le povertà nuove, le povertà educative, alimentari, sanitarie, le povertà digitali, energetiche, tutte quelle povertà che in qualche modo stanno costringendo i nostri concittadini a vivere la complessità moderna con più difficoltà e sofferenza. Noi vogliamo costruire delle nuove politiche sociali, lo vogliamo fare anche perché il comune di Aversa è un comune che è capofila di un ambito e quindi guida di un piano di zona, però noi diciamo che questo nostro impegno è limitato sia a livello centrale, a livello di governo, sia nemici dei poveri, se nemici delle persone che hanno bisogno, se nemici delle persone fragili. Se si danno ancora le risorse non alla sanità, non al sociale, ma alle lobby delle armi, sicuramente sarà più difficile per noi. La stessa cosa che stiamo facendo, provando a creare sul nostro territorio un nuovo sviluppo. Noi vorremmo che quello che lei ha assaggiato, che il nostro patrimonio enogastronomico, il nostro immenso patrimonio immateriale. Aversa è la prima contea normanna, nata nel 1030, tra poco ci saranno i 1000 anni, è la città natale di Iommelli, Cimarosa, Andreozzi, ha 100 chiese, 100 sacrati, ha patrimoni architettonici immensi. È unica in termini di bellezza, questo deve diventare per noi il motore di uno sviluppo economico e sociale nuovo che permette ai nostri ragazzi di rimanere e non essere costretti ad andare via. Qui c'è la possibilità di una svolta, con Mauro lo conoscete meglio di me, un vostro concittadino, comunque molti di voi già lo conoscono, Mauro Baldascino. È una proposta questa concreta. Andiamo in coalizione noi del Movimento 5 Stelle, Mauro, ti sosteniamo con lealtà, con convinzione, con il coraggio da leoni che sappiamo tirar fuori e speriamo davvero che possiate qui dare forza, sostegno elettorale a queste liste, a questa nostra lista, a questa coalizione, di modo che si possa qui in questa città normanna insediare una squadra di amministratori guidata da Mauro che possa con linearità, con trasparenza, ascoltando costantemente i vostri bisogni, perché vedete, amministrare ci sono due modi fondamentali: o ti chiudi, chiedi il voto e anzi cerchi anche un poco di creare pressioni psicologiche,
Se hai fatto una pratica amministrativa gli chiedi il voto come se gli avessi fatto un favore e non è un diritto. Se gli hai fatto una minima cortesia a qualsiasi livello, approfitti per chiedere la restituzione di quello che tu concepisci appunto una cortesia, invece su quelli sono diritti. Se siete andati in ospedale, se siete andati a fare una pratica negli uffici comunali, negli uffici pubblici, non vi hanno fatto cortesie. Quelli sono diritti, la Costituzione li qualifica come diritti. Dovete sentirvi liberi, liberi. La rete di parentela, stanno cugini che non manco conoscevamo l'esistenza, parenti, compari, cugini, dappertutto spunta. Il voto deve essere libero, perché questo appuntamento ricapiterà fra 5 anni.